Ciao a tutti, mi chiamo Ilaria e oggi ho deciso di raccontarvi la storia della mia vita. Allora, intanto vi dico subito che sono nata il 18 settembre 1985. Ebbene sì, ho 30 anni. Pensate, ma vecchia. Anche se tutti me ne danno 15 o addirittura 12, magari. E cosa vi posso dire? Intanto vi posso dire che quando sono nata, tutti pensavano che la gravidanza sarebbe andata a buon fine e mia mamma non avesse avuto problemi di nessun tipo. E invece cosa è successo? Sorpresa! Praticamente hanno scoperto nel lontano 1985 che avevo una rara patologia chiamata osteogenesi imperfetta. Che cos'è questa roba? Beh, una patologia che riguarda principalmente le ossa. E in teoria le rende più fragili. Ora, grazie a tutte le cure che ho fatto, sono molto più forte rispetto a una volta. Allora, della mia infanzia, sinceramente, non è che mi ricordo granché, però una cosa che mi ricordo bene è che ero un maschiaccio. Infatti, volevo diventare un maschio. Portavo sempre i capelli corti a caschetto, un taglio che io proprio odio. Il codino, ebbene sì, ero una grande tifosa della Juventus e lo sono tuttora anche se mi sono calmata parecchio e mi piaceva tanto Robottoni, Mazinga, Goldrick, insomma li guardavo tutti. Non mi sono persa praticamente nessun programma televisivo esistente di quegli anni. Non so se vi ricordate Giochi senza frontiere, L'albero azzurro, go-kart, insomma, tutta questa roba lì io la guardavo. Ero una grande appassionata di tutto quello che mandavano in televisione. Sono stata molto viziata, soprattutto da mio babbo, perché praticamente mi comprava qualsiasi cosa. Soprattutto ora che siamo in tema di Natale, vi posso dire che segnavo praticamente tutto il catalogo a Babbo Natale. E poi, vabbè, ho voluto tanto bene ai miei nonni. Avevo dei nonni, uno mio nonno Nello, che era il babbo di mia mamma, e mia nonna Ines, che purtroppo però è morta giovane, e mia nonna Assunta e il nonno Geremia, che però non ho conosciuto. Con mio nonno si giocava tante cose, a Monopoli, a carte, mi ha insegnato tanto e io lo porto sempre nel cuore. Nonostante tutto mi considero una persona veramente fortunata. Se sono qui lo devo ai miei genitori, a tutte le persone che mi sono state vicino e mi sono tutt'oggi vicino. E grazie a loro posso dire di aver avuto un'infanzia felice e bella, bella. Anche se ho dovuto affrontare tanti interventi, mi ricordo per esempio che a 2 anni sono stata operata dall'esimo dottor Georges Finidoury in Francia e è stato il mio primo intervento. Grazie anche alla raccolta di fondi ho subito un altro intervento che mi ha permesso appunto di essere come sono ora, di stare anche un po' in piedi, anche se cammino un po' alla meglio, diciamo. E poi beh, questi video li faccio perché mi voglio far conoscere meglio per come sono, perché non sono soltanto 1851, né Ilaria non te lo dico, ma sono Ilaria, una persona che diciamo che con tante difficoltà ha avuto bene o male una vita non tutte rose e fiori, però piena. Io penso che la mia vita sia come un film e vorrei rendervi partecipi di questo film. Quindi state con me e fatemi le domande che volete, chiedetemi quello che volete e io vi assicuro che risponderò. Per ora è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!